Eder. Mech. Pallister. Sono Daniela Tommasiello, moglie di Giuseppe Sorvillo. Lui era entusiasta del lavoro, non aveva sentore di rischi, era arrivato da poco, guadagnava bene ed era raggiante. Non vogliamo l'elemosina. Ci lascino in pace. Ci hanno lasciati soli, tutti. E nessuno si è degnato di venire a dirmi che mio marito era morto quella notte. L'ho saputo da Facebook. Erano le 6 di mattina. Mi sono svegliata e gli ho letto i nomi dei 5 operai, anche il suo. A Brandizzo tutti ricordano le mie urla. Io lavoro come cassiera part-time. Giuseppe fino a 6 mesi fa lavorava anche lui con me. Poi il mutuo, le spese in aumento e la necessità di guadagnare di più. Così ha trovato un posto di lavoro alla Sigifer con il contratto che gli era stato rinnovato il 29 agosto, proprio il giorno prima della tragedia. Era contento perché lavorava di notte e riusciva a trascorrere più tempo con i suoi figli durante la giornata. Ora i miei figli mi chiedono: dov'è papà? Vogliamo rivedere papà. Le istituzioni non si sono mai fatte vive. Hanno bussato a casa nostra una volta sola, perché avevano bisogno del DNA di mio marito per capire di chi sono i resti dei corpi. I funerali di Stato sarebbero un doppio strazio. Noi vogliamo dirgli addio in pochi intimi, qui. Sto uscendo solo per andare in farmacia. Mio marito è sotto, so che la situazione è difficile. Non può nemmeno guardare la televisione. Ci hanno detto che è vietato per lui leggere i giornali, vedere i telegiornali. Non sa più niente da quel giorno. E le ripeto, lo facciamo per motivi medici. Sto andando a comprargli le gocce. In casa non dobbiamo parlare di niente che lo turbi. Che si faccia giustizia. Anche con i video che hanno trovato. Questo serve anche a mio marito. Lui non c'entra niente. Era sul binario come loro. Non erano solo colleghi, erano amici. Non dimenticare di iscriverti a questo canale.